La riuscita di una foto si basa su due piloni portanti. Il primo è disporre di un'attrezzatura adeguata a quello che vuoi o devi ottenere. Il secondo è conoscere i principi di base di come si crea, si ottiene una determinata foto. E se da un lato accedere in questo periodo storico a delle attrezzature fotografiche e video di estrema qualità è relativamente semplice anche dal punto di vista economico, e questo è sicuramente un lato positivo per gli appassionati di fotografia e video, dall'altro non si può non negare come questa facilità di accesso alla fotografia, di affrontare la fotografia e i video, abbia portato la maggior parte delle persone a tralasciare il secondo pilone importante, tutto quello che riguarda la conoscenza per quanto riguarda ad esempio la fotografia nella realizzazione di una foto. Con questo video ti voglio dare 10 suggerimenti che ti potranno aiutare a migliorare la tua fotografia. Ovviamente non ho l'ambizione con 10 minuti di video di sostituire un corso o uno studio specifico per quanto riguarda la fotografia e la composizione, però spero di riuscire ad accendere nella tua testa l'interesse nel voler approfondire questi argomenti. Prima di iniziare, come sempre, ti chiedo di sostenere il mio progetto iscrivendoti al canale e mettendo un click sulla campanellina. Oggi si parla di fotografia, cominciamo! So che per tanti l'idea di copiare, emulare quello che fanno gli altri fotografi, magari fotografi ai quali ti ispiri, sia una cosa estremamente negativa, una cosa che non aiuta a farti crescere e creare uno stile personale. Nella realtà io sono assolutamente convinto del contrario, sono convinto, specie all'inizio, che proprio emulare, copiare il lavoro, lo stile di altri fotografi appunto ai quali ti ispiri, sia in realtà un metodo molto forte per crearti un tuo stile personale. È un po' come la storia degli chef. Gli chef non è che si inventano una ricetta dal nulla, ma generalmente hanno prima imparato le ricette, gli stili di altri chef molto più famosi, e questo gli è servito per crearsi una loro visione, una loro ricetta. E lo stesso deve avvenire, secondo me, nella fotografia. Imparare, emulare quello che fanno gli altri, che ti aiuterà poi a crearti un tuo stile, un tuo modo di vedere la realtà che è di fronte a te. La nostra creatività, gusto, visione è strettamente legata anche ad altri aspetti che non c'entrano con la fotografia. Ad esempio, la fotografia o comunque l'interpretazione personale della nostra visione è strettamente legata anche alla lettura, alla pittura, alla musica. E per questo motivo dobbiamo cercare di inserire nel nostro percorso quanti più elementi che ci possono aiutare a crearci una nostra visione. Quindi il consiglio che ti do è proprio all'inizio: copia, emula, cerca di imitare quello che fanno dei fotografi più bravi di te o dei fotografi ai quali ti ispiri. Il consiglio di guardare quello che fanno gli altri fotografi, tu potresti intenderlo come prendi ispirazione da loro, che va benissimo collegandomi al punto di prima, se prendi come riferimento dei fotografi famosi, importanti, affermati, ma io faccio riferimento alla massa. Ipotizziamo che tu vada in un luogo fotograficamente interessante dove ci sono tanti turisti, tanti fotografi che si trovano lì a fotografare quel posto. Bene, tu prima di iniziare a fotografare guarda cosa fa la massa, guarda dove vanno tutti i turisti, dove vanno tutti i fotografi più inesperti magari. Ecco, tu non devi fare quello, perché se tu vai in quel posto, in quel luogo, in quella prospettiva, probabilmente otterrai prima di tutto una foto banale, perché significa che è un'inquadratura semplice anche da interpretare dal punto di vista della nostra testa, ma soprattutto sarà una foto uguale a tante altre. Il mio consiglio è di cercare una prospettiva differente. Ti porto un esempio proprio pratico. Io abito a pochi chilometri da Venezia e mi capita spesso di essere lì a far foto, e come puoi immaginare ci sono tanti turisti. E se prendiamo come un punto specifico il Ponte dei Sospiri, quando tu arrivi lì troverai una massa di persone posizionate lì, tutte in quella prospettiva. Tant'è che a volte per fare la foto tu in quella prospettiva devi anche attendere il tuo turno. Bene, il mio consiglio è: guarda cosa fanno loro e poi guardati un po' attorno e troverai sicuramente qualche fotografo, magari quello un po' più navigato, che non si piazza lì ma si piazza ai lati. Infatti, ad esempio, Ponte dei Sospiri, se tu scendi dal ponticello che ti dà la prospettiva principale, troverai delle altre prospettive molto più interessanti, più originali, che ti portano ad ottenere delle immagini diverse da quelle che fanno tutti gli altri.
Questo ti aiuta ad essere appunto più originale, amplia la tua visione, impara a guardare oltre. Ti è mai capitato di farti fare una foto in vacanza da un turista oppure da un amico inesperto di fotografia oppure da un bambino? Noterai che hanno delle caratteristiche che le accomunano queste fotografie, ovvero ti piazzano al centro del fotogramma e soprattutto si allontanano da te per farti la foto, con tu che risulti nel fotogramma al centro, piccolino, con tutto uno spazio vuoto attorno. Questa è una classica foto banale, ma non c'è nulla di cui stupirsi, è assolutamente naturale che succeda questo, ma magari un argomento di un altro video. Quello che devi far tu è imparare a riempire gli spazi, devi vedere il tuo spazio, il tuo fotogramma, come una tela di un pittore. Un pittore non è che ti fa il disegno al centro e lascia tutta la tela bianca, ma la riempie con tanti elementi. Bene, la stessa cosa deve succedere quando fai la fotografia. Se fai un ritratto, avvicinati magari per riempire il fotogramma, salvo non ci siano degli elementi interessanti sullo sfondo. Se vai a fare un paesaggio, magari non concentrarti sul tramonto perché ti ha colpito il tramonto, l'albero, eccetera, ma perdi anche del tempo a valutare cosa c'è attorno e quindi capirai se ti conviene avvicinarti, allontanarti, zoomare, fare un po' più di grandangolo per includere o eliminare determinati elementi. Se poi andiamo a vedere la fotografia street, potrai trovare dei fotografi che magari non è che rincorrono o guardano le persone principalmente, ma magari prima dedicano del tempo ad individuare la location, l'inquadratura, la prospettiva ideale con gli elementi architettonici importanti e poi aspettano magari che passi, arrivi il soggetto ideale da inserire in quella composizione, in quel fotogramma. Una dritta molto interessante se ti piace la fotografia street. Ovviamente potrai trovare una miriade di eccezioni a questo consiglio che ti sto dando, ma è assolutamente normale. Esiste infatti la possibilità di creare delle foto molto forti dal punto di vista del messaggio con degli spazi completamente vuoti all'interno del fotogramma. Si parla di spazi negativi, ma per saperli utilizzare nel modo corretto bisogna maturare una certa esperienza. In un suggerimento che ti ho dato prima ti parlavo del bambino, della persona inesperta che ti piazza al centro del fotogramma e questo significa creare una foto banale, ma c'è una linea guida che ti può aiutare a sapere dove posizionare gli elementi all'interno del tuo fotogramma? Sì, e si chiama la regola dei terzi. È una regola molto basilare che consiste in sostanza nel dividere il tuo fotogramma in terzi, in tre parti orizzontali e tre parti verticali, e si fa tirando due linee verticali e due linee orizzontali. Questo magari ti ricorda una funzione della tua fotocamera che ti permette appunto di visualizzare la griglia, solitamente la griglia dei terzi, appunto due linee verticali e due linee orizzontali. Bene, sfruttando questa griglia di riferimento, se tu impari a posizionare i soggetti, gli elementi più importanti della foto nei punti di intersezione delle linee, la foto ne guadagna dal punto di vista espressivo, compositivo agli occhi dell'osservatore. Ovviamente, ti ricordo, si tratta di una regola molto basilare, anche se ha dei fondamenti molto importanti, che serve soprattutto ai fotografi che si stanno addentrando nella fotografia, nella composizione, e hanno quindi bisogno di paletti solidi ai quali aggrapparsi per seguire il percorso, la strada giusta. Anche in questo caso troverai miriade di eccezioni, di foto che riescono a trasmettere un messaggio molto forte, che sono dal punto di vista compositivo molto valide, ma che non rispettano assolutamente questa regola. Quando acquisti la tua prima fotocamera, probabilmente ti daranno un kit che include un obiettivo zoom, un obiettivo che ti permette di avere un angolo di campo molto ampio, magari per i paesaggi, ma ti permette anche di zoomare per ingrandire il soggetto e quindi stringere l'inquadratura. Questo sicuramente dal punto di vista della comodità è tanta roba, perché comodamente fermi nel tuo posto puoi ingrandire o allargare l'inquadratura. Ma se tu vuoi stimolare la tua creatività, un consiglio che ti posso dare e che do sempre nelle mie uscite è quello di bloccare l'obiettivo su una focale specifica. Io dico, per scherzare ovviamente, di metterci un giro di nastro isolante, di scotch per bloccare la focale e utilizzare una focale sola in sostanza per una settimana, un mese, in base a quante uscite fotografiche fai. Questo ti aiuterà a sviluppare una tua visione, ad imparare a utilizzare le focali, facendo in modo che sia il contesto che si adatta alla focale che stai utilizzando e non il contrario, ovvero che tu vai ad adattare la focale al contesto. È una piccola differenza, ma che cambia totalmente
come si sviluppa la creatività fotografica nella tua testa. Sempre parlando di composizione, spesso non ci rendiamo conto che abbiamo davanti a noi già tutto quello che serve, già tutte le istruzioni, già tutti i suggerimenti per fare la buona foto. Quando arriviamo in un posto, magari perdiamo del tempo a cercare di applicare la regola di terzi, a cercare di applicare delle tecniche di sfocatura per isolare i soggetti, eccetera, quando magari basta semplicemente guardare quello che abbiamo davanti. Ed è un esercizio al quale devi allenarti per metterlo in pratica più comodamente. Ovvero, quando arrivi in un posto ed è bello dal punto di vista fotografico, è interessante, solitamente il nostro sguardo già viene influenzato da quello che abbiamo attorno, già viene influenzato dalle linee guida, viene influenzato dagli elementi portanti della foto. E quello che dovresti far tu è imparare a vedere questi elementi. Quando arrivi in un posto, in pratica, non partire subito con la macchina fotografica, non guardare la regola dei terzi, gli sfocati, eccetera, ma soffermati ad osservare. Osserva quello che hai davanti e cerca di capire dove viaggia il tuo sguardo, come il paesaggio che hai davanti ti porta a navigare all'interno della composizione. Può essere un paesaggio, può essere una street, anche per i ritratti sotto certi punti di vista, soprattutto se vai a fare fotografie di persone così per strada. Insomma, dedica del tempo ad allenarti su questo aspetto, vedrai che migliora molto la tua fotografia e probabilmente hai già tutto davanti, dovrai solo appunto adattare il contesto alla focale che stai utilizzando, quindi trovare la giusta prospettiva. Quando fai una foto, se vuoi che sia una buona foto, solitamente è necessario che ci sia un soggetto, un elemento portante della foto. E per fare questo ci sono vari metodi che puoi adottare. Puoi utilizzare ad esempio la tecnica dello sfocato, creare degli sfocati per isolare un soggetto importante. Pensa ai ritratti, solitamente il ritratto tipo è la persona con lo sfondo sfocato. Ecco, questa è una tecnica per isolare il soggetto e far concentrare l'attenzione in quello, perché è normale, l'occhio umano è attirato dagli elementi più nitidi e non quelli sfocati. Ma esistono anche delle altre tecniche che puoi adottare, ad esempio quella di sfruttare le prospettive affinché un soggetto risulti molto più grande all'interno del fotogramma. Esempio banale, gli elementi più vicini all'obiettivo saranno più grandi, verranno ingranditi dal punto di vista del soggetto all'interno del fotogramma. Ci sono tantissimi esempi che possiamo portare, ci sono già degli esempi che ho fatto in altri video. Quindi sfrutta questa tecnica per appunto far diventare un soggetto portante della foto quello realmente visibile da parte dell'osservatore. Perché se tu rendi il soggetto portante molto piccolo all'interno del fotogramma, il classico bambino o persona inesperta che si allontana da te per farti la foto, ti mette al centro, tu sei un elemento piccolissimo, tu non sei più l'elemento portante. Ci sono poi altre cose di cui potremmo parlare, potremmo andare avanti per tempo, tipo anche i colori hanno un loro peso all'interno della fotografia e possono far risultare un soggetto più importante di un altro, ma di questo ne parleremo in un altro video. Non esiste mai un momento ideale per fare fotografia, ogni momento, stagione, orario è adatto per fare un certo tipo di fotografia e non ho utilizzato a caso un certo tipo di fotografia, perché in realtà tu dovresti scegliere il momento per fare la foto in base al tipo di foto che devi realizzare. Portiamo degli esempi. Se vuoi fare paesaggi, il momento ideale è al mattino oppure alla sera, ovvero all'alba o al tramonto. Pensa al tramonto, note fotografie con questi colori molto arancioni, luce bassa che creano delle ombre molto particolari. Ecco, quello è un momento ideale per i paesaggi. È meno ideale far paesaggi a mezzogiorno, d'estate, con il sole alto che ti crea delle ombre molto molto dure. Ovviamente ci sono le dovute eccezioni, ricordatelo. Viceversa, le situazioni luminose dove il sole è molto alto e crea delle ombre molto dure potrebbe essere ideale per la fotografia street oppure per l'architettura urbana, e questo ti permette appunto di creare delle situazioni luminose molto interessanti e molto più adatte per trasmettere dei messaggi o comunque realizzare delle produzioni in questi contesti. Se preferisci la fotografia ritrattistica, anche in quel contesto magari la luce dura non è più adatta, ma è meglio una luce
più simile a quella che utilizzi nei paesaggi, quindi una luce un po' più bassa che crea delle ombre un po' più morbide, oppure puoi anche fare della fotografia nelle condizioni luminose col sole alto, ma sfruttando magari degli accessori, dei diffusori che ti aiutano ad ammorbidire le ombre che potrebbero andarsi a creare sul viso. Ho utilizzato spesso il condizionale raccontandoti questi consigli, e questo perché ci sono una miriade di eccezioni, come ti ho sempre detto, di foto realizzate in condizioni diverse, dei paesaggi con luce dura o dei ritratti con luce dura o della fotografia urbana al tramonto, eccetera. Insomma, devi considerare le eccezioni, devi tenere questi come consigli per iniziare, per imparare a realizzare qualcosa magari che ha una marcia in più all'inizio. E siamo arrivati agli ultimi due consigli per quanto riguarda la fotografia. Il primo è quello di studiare facile. Non devi vedere la fotografia come un percorso difficile da intraprendere o complicato. In realtà esistono tantissimi corsi, tantissimi testi molto semplici che ti possono far appassionare alla fotografia senza essere troppo complicati. Il primo ovviamente è il mio corso di fotografia, ti metto qui il link sotto in descrizione alle note dell'episodio, ma senza andare a fare la marchetta sul mio corso ti posso consigliare un testo che è iper conosciuto nel mondo della fotografia, che è L'occhio del fotografo di Freeman, un testo fatto molto bene, semplice, con tanti esempi fotografici che ti aiuta a capire qual è la fotografia, come si affronta la composizione. Bene, ti metto qui sotto il link a questo testo che potrai trovare su Amazon comodamente oppure anche nelle librerie, e se lo trovi prendilo perché è veramente una chicca che non può mancare. E l'ultimo consiglio non può che essere quello di uscire dalla tua zona di comfort. Ovvero, il problema principale della maggior parte dei fotografi che non fanno di mestiere questo è quello di trovare mille scuse o mille ragioni per non uscire a fotografare. È molto più comodo stare davanti al computer a parlare di fotografia. Quindi fa troppo freddo, fa troppo caldo, è fuori piove, è troppo sereno, non ci sono le nuvole adatte a creare delle composizioni interessanti, ed è troppo tardi, domani devo andare a lavoro, non posso svegliarmi così presto perché poi devo andare a lavoro. Insomma, abbiamo sempre decine di scuse plausibili per non fare l'uscita fotografica. Il mio consiglio invece è quello di imparare a creare delle cadenze di uscita regolari. Ad esempio, il mio consiglio sarebbe quello di fare un'uscita almeno una volta ogni 2 settimane. Puoi anche aumentare i ritmi, ad esempio potresti pensare di fare 1 o 2 uscite a settimana, ma devi stare attento o attenta a non esagerare. Devi trovare il giusto compromesso in base anche ai tuoi impegni, alle tue necessità lavorative, ai tuoi ritmi naturali, e quindi trovare il giusto equilibrio. Ma lo scopo è quello di creare una routine. Non è importante che tu nell'uscita riesca ad ottenere delle buone foto, possono essere anche delle uscite totalmente a vuoto, senza portare a casa nessuna foto. Tu non hai idea di quante uscite io faccia e non porti a casa nessuna foto. Bene, l'importante è creare una routine, perché creare una routine, abituarsi a fare una cosa che dopo diventerà assolutamente naturale fare, fa la differenza tra i buoni propositi che facciamo ogni volta a Capodanno e che poi puntualmente non portiamo a termine, e invece creare un qualcosa di pratico, un qualcosa di reale, un qualcosa che porterà nel tempo dei risultati. E siamo arrivati alla fine di questi 10 consigli. Io non spero che tu vada ad applicarli tutti, ma spererei almeno qualcuno ti sia utile per migliorare la tua fotografia. Dimmi cosa ne pensi andando qui sotto nei commenti, lasciandomi il tuo punto di vista o lasciando anche altri suggerimenti che possono tornare utili per stimolare la tua attività fotografica, migliorare la tua fotografia. A me non resta che ringraziarti, come sempre. Se il video ti è piaciuto mettici un like, iscriviti al canale e un click sulla campanellina. Ti metto anche qui i social dove puoi trovarmi e puoi seguirmi per trovare altri contenuti e cose interessanti. A me non resta nuovamente che ringraziarti e ci vediamo al prossimo video. Ciao da Alessio.